Il Francavilla si lascia decisamente alle spalle la delusione del debutto e conquista la prima vittoria in campionato, calando a Sulmona un eloquente 7-0. Da incubo la prima assoluta della matricola nerostellati davanti al pubblico amico, il cinismo degli uomini di Hervese, nonostante un rigore sbagliato, e la giornata decisamente storta di quella di Di Marzio spiegano lo 0-7 finale. Alcune novità tra i giallorossi rispetto alla prima giornata. Hervese mette dentro Spacca, Sanseverino, Romeo e Banegas al posto di Faggiano, Di Pentima, Di Sabatino e Zerbo. Tra i nerostellati, Di Marzio lascia in panchina Palombizio e si affida al tridente d'attacco di Ruocco, Isotti, Cone. Per mezz'ora la partita scivola via sul filo dell'equilibrio. Al tredicesimo Verrocchi rileva l'infortunato Puglielli, ma a cavallo della mezz'ora il Francavilla mette il turbo e la squadra di Di Marzio si scioglie come neve al sole. Fofana sorprende De Rosa che lo atterra, calcio di rigore che lo stesso attaccante Franco Magliano esegue con sufficienza e manda fuori, ma la squadra di casa non c'è. Cone al 27esimo simula e viene ammonito da Ubaldi di Roma 1. E al 32esimo il Villa passa, punizione di Mele, difesa pratolana immobile, Micci che fa tutto bene e batte Parente 0-1 e partita in sostanza finita qui, perché sui nerostellati si abbatte un diluvio di gol. 34esimo Micci che fila via sulla sinistra, assist per Fofana che si fa perdonare dell'errore precedente ed è 0-2. 37esimo sempre dalla sinistra affonda Palumbo, un po' di virtuosismo e poi palla a Molenda che ci prova una volta ma è sulla seconda conclusione che fa centro, 0-3 ed è il parziale con cui si va all'intervallo. Nella ripresa, che il cliché non cambi di una virgola, lo si capisce al primo minuto. Gli avanti del Francavilla fanno quello che vogliono e alla fine la saetta risolutiva è di Banegas. 0-4 e tutto il tridente titolare a segno per Hervese. Nono minuto e arriva la cinquina del Francavilla. Fa la persa da Vitone e bel gesto balistico di Molenda che non dà scampo a Parente. Hervese dà spazio anche a Procida, Lalli, Zerbo e fa debuttare l'ex lancianese Federico Amenta per l'ultima parte di gara, che è pura accademia. Anche Di Marzio cambia qualcosa ma senza ottenere alcuna reazione d'orgoglio, anzi è la panchina ospite a colpire ancora. Minuto 26, Procida serve Galli che realizza lo 0-6. Nell'ultimo minuto c'è gloria anche per Zerbo che conclude a porta vuota una agevole ripartenza rifinita da Galli. Scende il sipario su una gara senza storia. Primi 3 punti per il Villa, applausi di incoraggiamento per i nerostellati che con 0 punti e 11 gol al passivo in 2 giornate devono dare un bel giro di vite per affrontare una categoria nuova e che non perdona. La partita non era facile perché noi avevamo già incontrato i nerostellati e sapevamo che era una squadra organizzata, una squadra tosta che avrebbe detto sicuramente la sua durante la partita. Noi eravamo molto arrabbiati, devo dire, per la sconfitta immeritata di domenica, perché penso che domenica scorsa meritavamo quantomeno di pareggiare, se non addirittura di vincere. Sono contentissimo dell'approccio della squadra, perché i ragazzi hanno dimostrato una cattiveria, avevano voglia di riscattarsi, e questa è la cosa più importante, perché veramente ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso che durante la settimana si allenano veramente al massimo, quindi ci tenevo particolarmente oggi a riscattare un attimino la sconfitta, perché ripeto, eravamo una sconfitta che abbiamo fatto fatica a digerire, ma che oggi hanno dimostrato, hanno messo tutta la loro cattiveria che avevano sul campo. Su una punizione sulla difesa schierata. Ci capita in questo momento qua, abbiamo preso un gol difficile da digerire, da là la squadra è andata un po', perde un po' le certezze, una squadra giovane, oggi avevamo una media di quasi 23 anni in campo, una squadra che è in fase di costruzione, è un mese e mezzo che stiamo insieme, certo ci dispiace tantissimo perché un risultato di queste proporzioni nessuno sarebbe aspettato alla vigilia, però ci ricompattiamo in questo momento qua. Affrontare una squadra come il Francavilla penso che sia difficile per tutti.